Modu Gay, applausi, 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 avvicinati al microfono, Modu. Allora, come stai innanzitutto, Modu? Stancamente bene, diciamo. Allora, posso dirti una cosa? Io non ti toccherò la pelle come ha fatto da bambino il generale Vannacci sulla metropolitana di... Tu sei senegalese di origine, no? Sì. Sei senegalese. Sei venuto in Italia quanti anni fa? C'è un senegalese, ci abbiamo un senegalese qui, fa, nel 1990. Culturale, Modu... C'ho un senegalese qui, c'ho, allora, un senegalese, c'ho una persona. Sì, un senegalese, questo lo disse Del Debbio, vogliamo ricordarlo cosa disse Del Debbio? Ricordiamo cosa disse Del Debbio, avanti, fermo, fermo. C'ho un senegalese qui, che è un mediatore culturale, Modu Gay. Allora. Buonasera. Allora Modu, allora non ho capito c'ho una cosa. C'ho un pacco di pasta, qui sono dei bucatini, ora vediamo come cucinare. Ma c'è un senegalese, non era mica offensivo, è senegalese, no, è senegalese, no, non c'è un cazzo. No, no, ma appunto. Tu ti rendi conto. Scusi, allora, io non ti toccherò la pelle come fece il generale Vannacci quando era ragazzino, no? Il generale Vannacci quando era ragazzino toccò la pelle sulla metropolitana di Parigi dicendo voglio capire se è rugosa, se è come la nostra, e soprattutto per notare quel colore bianco che lei, tu hai un colore bianco sotto più, cioè è una mano diversa, hai dei tratti somatici diversi dai miei, o no? Perché Vannacci quello ha detto, che la signora Egono ha dei tratti somatici diversi dai nostri. Allora, mi posso dire una cosa? Oggi in Italia o nel mondo posso dire davvero, se siamo lì a dire questi ha dei tratti così e tratti cos'ha davvero, è ignorante. Ma perché ignorante, no, è la verità? Ignorante, ignorante e razzista, perché... Ma non, cioè, puoi dire, no, così. No, in Senegal io ho dei senegalesi bianchi, come in Sudafrica sono bianchi e neri. E allora? Allora, no, perché allora creare davvero questa distinzione? E i miei figli che sono nati in Italia, sì, da genitori lombardi e senegalesi, come lo definiamo? Ma che ne so, i tratti... Noi italiani di serie B. Ma no, perché serie A? Ma chi l'ha detto? No. Ma chi l'ha detto che è serie B? Quando iniziamo a dire, creare queste differenze vuol dire che stiamo creando stronzate. Cioè, tu stai dicendo che il generale Vannacci è razzista? Molto di più. Ma davvero, sta inducendo, no, sta mettendo nella testa della gente la diversità che non ci deve essere, perché questi sono esseri umani, che siano bianchi. E chi ha detto che non sono esseri umani? No, però quando iniziamo a creare queste distinzioni, davvero vuol dire creare un casino. Ci sono tanti ignoranti stronzi in questo mondo, posso dirlo? Ma ok, ma lascia perdere che ci sono ignoranti, quelli ci sono e ci saranno sempre. Ma il generalissimo Vannacci non ha detto che quella, la Egonu o Modu Gay, non siete italiani. Avete il passaporto italiano e sei italiano. Sì, ma perché? Ma si può dire? Perché stare lì a evidenziare una... Questo una che libro è? Un libro di odio? Un libro di razzismo? No, allora? Ma io non ho ancora letto il libro. Delirio. No, ma il libro, ma dove c'è questa delirio. Roba qua? Ma non è un odio, è un delirio. Anche se Paolo Egono è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità. Ma questo vuol dire davvero creare il razzismo, creare l'odio, creare la differenza tra il popolo. Il popolo italiano è italiano e punto. Punto. Ma certo, ma non dice che non è italiano, ho capito, ma perché andare a creare questa differenza? Ma tu dici che attizza l'odio? No, certo, suo obiettivo è quello lì. Ma non puoi dire che l'obiettivo del generalissimo è quello, certo. Dai, ma qual è il suo obiettivo? Perché deve andare a mettere questa differenza, evidenziare. Ma sta dicendo semplicemente che lui dice che bisogna preservare la nostra cultura. Ma cosa vuol dire preservare la nostra cultura? Il mio figlio che è mulattino, come lo definiamo? Ma tuo figlio è italiano, che c'entra? Certo, nessuno dice che non è italiano. Allora perché? Non hai tratti somati. Ma cosa vuol dire? Allora vuol dire che lui si deve sentire non italiano. Ma chi è detto? O deve sentire italiano di serie B? Ma perché un cinese? No, un cinese che cos'è? I tratti somatici uguali ai tuoi, il cinese, eppure italiano come te. No. Un cinese di Paolo Sarti. Però noi non dobbiamo andare davvero, quando parliamo del mondo global, della globalizzazione, parliamo dell'interazione, dell'integrazione, davvero dobbiamo, gente, libri come questi non si dovrebbe proprio fare, non si dovrebbe leggere. Non si dovrebbe vendere. Non si dovrebbe vendere. Perché in Italia sei intollerante, sei il primo degli intolleranti, vergognati. Non è vero per una La parola negro si può pronunciare o no? Allora io dico allega il presno per il culo il neger, te capi? No, questo. Non ho capito, scusa. Te lo spiego dopo. Preso per il culo il neger. Presno per il culo il neger. Non prendi per il culo il negro. Appunto. Sì. Ho capito. Che vuol dire? Allora niente. Ma si può dire la parola negro? Ma che te ne frega che si può dire? Ma si può dire, se io ti dico negro, ti offendi o no? No, non mi offendo. E allora? Perché bianco non sono. No. Dipende da come lo dici. Certo, non c'è dubbio. Come prima parlavate di culo e culatun, è gli stessi. Dipende da come lo dici. Bravo. Cioè io non mi offendo, io spesso dico ehi neger, lo dico ai miei amici e ai miei cugini, perché sono neri, perché scherziamo, se te lo dice Vannacci negro ti offendi? No, dipende da come me lo dice. Se te lo dice negro ti dice negro. No, non mi offendo, dipende da come me lo dice. Scusami un attimo, ma in Senegal quante volte mi dice ehi negret,
quante volte me lo dicono i miei in amici. Senegal, in Senegal gli omosessuali non se la passano molto bene, lo sai, no? Purtroppo no, purtroppo no, perché anche in Senegal ci sono degli stronzi. Va detto. E anche in Africa, in Ghana, no, ma non solo, nel mondo. Purtroppo ci sono degli stronzi. Nelle società africane, no, ma da non cui solo tu vieni, nelle società africane. Spesso, gli omosessuali vengono messi a rogo, La pepa. Te lo dico, a rogo per modo, in modo da questo. A me dispiace davvero quando ci si comporta così con altri o con le diversità. Questo mi dispiace moltissimo. Come tanti senegalesi. Vuoi vietare questo libro? Vuoi vietare questo libro? No, ma perché inneggia il razzismo e l'odio. Sì. Vergogna, no, fermo un attimo, ti presento una persona negra come te. Ma che ce ne frega che è negra, che è negra come me. Ma quello lo può pensare diversamente. Ma sì, cavoli suoi. Fermi tutti. Certo. Fermi là. La pensa diversamente. Allora, siccome la polemica esiste, perché io all'inizio di questa emissione radiofonica, voglio dire solo una cosa, che noi dovremmo avere e sperare che nel nostro futuro ci sia un mondo pieno di persone come Motugay. Noi dovremmo sperare che un domani a governare il nostro paese il prossimo presidente del consiglio sia Motugay. Dovremmo sperare che un domani a governare questa radio, quando il direttore Tamburini vorrà mollare, ma ci sarà Motugay. Noi dobbiamo sperare che a condurre l'aria che tira ci sia Motugay. Ma perché noi dobbiamo sperare. Adesso tu hai invitato in studio, oltre all'ottimo Motugay, che hai detto delle cose di assoluto buonsenso, e lo contrapponi a un uomo che ha scritto più libri di quanti ne abbia letti. Il generale Vannacci ha scritto più libri di quanti ne abbia letti. Ora hai tirato fuori dal cilindro del cappello, dal tuo solito cilindro, la negretta delle destre, perché questa è la storia. La storia è questa, cioè l'utile idiota al servizio delle destre, la famosa negretta che a destra porta in giro e dice: ma no, ma noi non siamo razzisti, guarda, c'è una negretta che dice esattamente le cose di Vannacci. Ora, se il 99% dei migranti si sente offeso dal libro del generale Vannacci, ma ci sarà un problema, ma non saranno 99 idioti evidentemente. Vabbè, allora, no, ma Silvi Lubamba, applausi. Ecco, di nuovo. Buonasera, innanzitutto volevo La negretta delle destre. Allora, scusami, Silvia, innanzitutto quei capelli là sono delle extension, non sono tuoi. Sì, sono extension. Ah, no, aspetta, per sapere. Riccio scusami. Afro. Riccio extension. Afro. Innanzutto sono venute pure due poppe pazzesche. Cioè, hai fatto anche là, hai ritoccato anche lì come i capelli. No, assolutamente. Hai sempre avuto Io non ho i soldi per ritoccarmi. Non sono contro la chirurgia, però non ho proprio... Non hai i soldi. Sono una donna indigente, l'ho detto anche al generale Vannacci. Ah, pure? Che gli hai detto a Vannacci? No, gli ho detto che ero indigente e volevi lavorare per lui nel suo staff. Ah, vuoi lavorare ma Vannacci non è la carità di collaboratrice però. Di PR però o c'ha portavoce. Ragione, avendo guadagnato 600.000 euro e sarebbe doveroso che Vannacci destinasse almeno 200.000 euro alla signora Lubamba, perché con la promoter che gli sta facendo, con la promozione che gli fa, gli deve dare almeno 200.000 euro alla signora Lubamba. Io non sto facendo la promoter. Ma vi siete scambiato il telefono o no con Vannacci? Sì, ci siamo quando io mi sono proposta, mi sono candidata per lavorare nel suo staff, lui mi ha detto: vabbè, è stato molto formale, gentile, non ci ha provato. Non ci ha provato. Ma io non sono poi nella testa di Vannacci. No, non credo. Ha una moglie romena, anche molto carina, molto bella. Sì, con dei la signora figli. Camelia, che salutiamo. Sì, salutiamo assolutamente. Lei si è proposta per quella roba. Sì, e lui con molta disinvoltura davanti a tante persone, compreso giornalisti e moglie. Ti ha fatto una promessa? No, non mi ha fatto una promessa, ma ci siamo scambiati i contatti. I contatti. Dunque, prossimamente può darsi pure che la vedremo nello staff del Vannaccione. Però posso dire una cosa, una volta. Che staff deve avere Vannacci? Ma non ho capito. No, poi uno staff non è più operativo. Qualora si candidasse. Però scusami, posso dirti una cosa? Che la signora vorrei seguirlo a Strasburgo. La signora Silvia Lubamba, io la trovo veramente una grande editorialista, perché è una persona che, nonostante tutto quello che ha passato il carcere, eccetera, è una persona talmente che sprizza di gioia da ogni tetta, si può dire. No, ma infatti è molto simpatica. Da ogni tetta. Allora, Padova. Ma infatti è una persona molto simpatica, senza arte né parte, per questo sta alla zanzara. Pazienza, Padania is not Italy. Tu una volta eri accanto a Salvini che mostrava questa maglietta. Ma sì, ma eravamo giovani e incoscienti. Sì, quindi io poi, tra l'altro, mi sono ritrovata
stata la festa della Lega. In questo, ma tu che hai votato? Per esempio, puoi locale, votare ancora dopo il carcere? Puoi votare più. O no? O sei, no, sei interdetta? No, non sono interdetta. Anche quando ero in carcere potevo. Oggi che voteresti tu? No, oggi nessuno. Vannacci lo voteresti, però? Sì, perché l'ho conosciuto personalmente. Poi agli europei si vota la persona, no? Benissimo. Non il, allora, io voglio dire, che cosa ha detto di Strada? Io la persona. Annarita Briganti, buonasera, si avvicini là, si avvicini là, si avvicina a questo microfono. Cosa buonasera. Ha detto di strano? Ha detto che la pelle, la sua pelle è diversa da quella di mia, diversa da quella tua. Qual che è il problema? Dire. Non ho capito. Allora, la premessa è che io ho dovuto leggere il libro in questione e sono ancora traumatizzata. Sono scioccata anche brava, dalle affermazioni brava. Della certo. sindaca che ho sentito prima, un giorno ne parliamo. Perché, non esiste il colore della pelle. Come non siamo esiste? Tutti tu è negro, esseri, quello è negro, io sono bianco. Non si dice, io so, tu sei non si dice questa parola. Non si ma dice, te lo dice lei che si può dire. Ma lei infatti sbaglia. Non no, si dice la parola con la S. Non esiste il colore. Noi siamo tutti uguali. E questo è il problema del mondo. Chi l'ha detto che non siamo uguali? Chi l'ha detto che non siamo uguali? Se diamo un colore in base al colore della pelle. Ma per forza il colore esiste. E infatti mi ha sconvolto vedere questo generale che ha perso tutto il suo aplomb davanti alla signora che abbiamo qui. Perché l'ho visto presissimo dalla signora. E beh, allora qual è il problema? Non ho capito. Perché davanti era gentile. Alla moglie l'ho visto molto scusami, preso. Modu, scusami, avvicinati un attimo. Sì. Che cosa vuoi dire alla signora? Che, dunque, riassumiamo. Silvi Lubamba, si può dire la parola negro? Non ti offendi, ma tranquillamente. Sì, perché e io, questo lo pensa anche lui. Io, gay apparteniamo alla razza negroide. E la parola negra viene da... Esatto, alla razza negroide. E seconda cosa che hai detto è che l'Aigo non sbaglia perché semplicemente dire che uno ha delle caratteristiche somatiche diverse non è una cosa razzista. Questo è il punto. Non no? è un'offesa. Come rispondi alla signora? Posso dire... Rivolgiti a lei. Ok, allora però oggi in Italia e nel mondo parliamo davvero dell'interazione, dell'integrazione. No, Italia è multiculturale, quindi non dobbiamo andare davvero a evidenziare ma state a creare. Perché questo libro crea italiani di serie A, italiani di serie ma B. Non è vero, no, è così. Perché io vi dico, lui parlava di. A me piacerebbe che i miei figli davvero si impegnassero politicamente. Davvero sbaglia. Per lottare contro certa gente in questo mondo che fa tutto per la cadrega, è tutto lì per la cadrega, non lo so, ma molta gente davvero spara stronzate, cagate per la cadrega. Per la cadrega. Per la cadrega. Sì. Per la cadrega. Scusate la mia ogni riferimento la per la sedia. Per la sedia. Sì, semplicemente per farci votare. Allora, a me piacerebbe che gli italiani si svegliassero davvero, che mandassero a cagare tutti quelli che sparano stronzate a posto di pensare ai problemi dall'Italia e dagli italiani. Devo pensare ai problemi dall'Italia e dagli italiani. Non lo so, però ce ne sono tanti davvero che sparano stronzate per avere un seggiolino a Roma o a Bruxelles. Semplicemente. Quindi davvero distinguete davvero chi governa o chi si candida o chi parla per voi per i vostri interessi, punto. Vabbè, scusami un attimo, io voglio dire una cosa, perché è così incazzato lui con Vannacci? Tu invece lo ami Vannacci? Ma io non sono incazzato con lui. Sì, come? Ma io sono incazzato con tutta la gente che spara sulle stronzate. È una cosa razzista. Tutto lì, semplicemente. Tu sei nero o negro che dici? Ma nero non è quello il problema. Davvero come lo dice è quello che va a dire. Fermi tutti, grazie. Eccoci qui, innanzitutto con Silvi Lubamba che è ancora qui, che ci vuole rivelare per un istante che cosa è successo, perché ha ricevuto una telefonata a che ora, Silvi? Dal generale Vannacci, un messaggio? No, ho ricevuto un messaggio scritto a che ora? Dal generale Vannacci alle 1:30 di notte, che io ho letto alle 2:15. Cioè all'1:30 il generale Vannacci, impegnatissimo, ti manda un messaggio. Che c'era scritto in questo messaggio? Grazie per la presenza. Vabbè, ma niente di particolare, di compromettente. È stato molto formale. Molto formale. All'1:30 comunque la cronaca recita questo. Ci siamo salutati alle 23. Manda un messaggio alla signora Silvi Lubamba. Con la moglie e poi dopo una volta. Niente di strano. Perché fate queste facce come se ci avesse provato? In generale, anche io faccio un giro di telefonate per ringraziare. Io mi immagino. È una questione di educazione. Ma assolutamente. Grazie. Generale Vannacci. Si fermi un attimo. Prince da Modena, Prince da Modena, mi dica. Prince, sei pronto? Dimmi, sei nero tu? Sei nero? Sì, come no, dal nome mi hai visto un Prince bianco. E che ne so io, Prince da Modena dice che è nero, vai, dimmi. No, volevo dire solo una cosa sul libro di Vannacci che la signora dice che i tratti somatici non è una parola, che non è una frase razzista. Ma no, non è una frase razzista. Non è una frase razzista. Tu di dove sei originario?
Io sono del Ghana. Io Repubblica Democratica del Congo. Io e te non abbiamo i tratti somatici del signor Cruciani o della signora Briganti che è qui accanto a me. O di Priscilla che è di fronte a me. Ma non c'è nulla di male. Non c'è assolutamente nulla di male. Non è offensivo. Io non penso che vi prego ragazzi, io amo la mia etnia, però dobbiamo essere un attimino più intelligenti. No, certo, ma io non penso che il signore sia razzista. Io sono orgogliosa di essere negra, ricordatelo. Obiettivamente, la Paola fa bene arrabbiarsi. Perché scusa, il senso di dire paragonare a poi una statua. Ma è un paragone, prima aveva fatto il paragone dei cinesi, ha fatto prima i cinesi e poi l'Aegonu, perché è una persona molto conosciuta, per questo ha detto l'Aegonu. Cioè la poteva dire l'Ubamba se fosse stata così conosciuta come l'Aegonu, ma magari gli italiani l'Aegonu è certo un simbolo. Però, gioca un simbolo, però in questo caso sportivo, ha marchiato il colore, non ha detto cinese. Prima ha detto cinese, se uno legge la cosa, prima ha detto cinesi, come i cinesi, anche l'Aegonu non ha i tratti somatici italiani, ragazzi, dai. Ciao Prince, ciao Silvi, ciao tesoro, ciao Silvi, grazie.